Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. Due nuove latrine pubbliche a Macerata. Il 20 dicembre è approvata dal Consiglio Comunale la proposta della Giunta concernente la costruzione di due nuove latrine pubbliche. La prima, nel magazzino di proprietà comunale con ingresso in Piazza dell'Annessione, situata tra il fabbricato di San Salvatore, ora adibita a caserma Guardia di Finanza, e la casa del signor Pompei. Questa latrina, che dovrebbe sostituire quella di Vicolo Torri, riuscirà comoda per tutta la parte ovest di Macerata e per il borgo Cavour, molto frequentato in occasione di fiere e mercati. L'altra latrina dovrebbe sorgere nel vicolo dello Sferisterio, che imbocca di fianco all'ospedale civico, occupando una piccola parte del fossato compreso tra le antiche mura castellane ed il muraglione dello Sferisterio. Detta latrina, comoda per la parte verso est della città e per il borgo Cairoli, servirebbe anche per i forestieri che provengono dalla stazione ferroviaria. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.